Benvenuti. In questo racconto vi parlerò di una strana foto che portò nel terrore un gran numero di vittime. Oggi vi parlerò di Smile Dog, JPEG. Smile Dog JPEG è una famosissima creepypasta che narra le vicende di uno scrittore novello in cerca di notizie con cui creare un romanzo. Nel periodo del 2007 gli capitò sotto mano una notizia strana e inquietante. Una donna di nome Mary vide una foto stranissima che, come raccontato al suo marito Terence, la portò ad una forte depressione, un'infinita ansia e attimi di epilessia. Tutto ciò incuriosì il giovane, che fissò un appuntamento con la donna, che ad un primo momento accettò, ma nel momento in cui il giovane scrittore arrivò a casa sua, la donna si chiuse nella sua stessa camera da letto e piangendo chiedeva di stare sola, in quanto accusava uno stato di grande terrore. Mary lavorava presso un centro informatico e fu lì che vide per la prima volta questa strana foto, che apparì sotto forma di pop-up. Era il tanto ricercato file del giovane scrittore, appunto Smile Dog JPEG, che terrorizzò immediatamente la donna durante il lavoro. Ma cos'era questo tanto raccapricciante file? Era un file immagine che rappresentava un cane al buio con uno sguardo diretto verso colui che vi era al computer e con un maligno sorriso, ma composto non da denti da cane, ma bensì una dentiera umana. E sotto vi era scritto: sorridi, Dio ti ama. Effettivamente la foto ad un primo impatto, soprattutto se inaspettato, poteva far gelare il sangue a chiunque. La cosa strana è che le vittime, dopo aver visto il file, non sono più riuscite a risalire al link, o semplicemente dicevano di non avere spazio per salvare il file. Lo scrittore, dopo la vicenda della signora Mary, cercò di persona qualche prova sull'esistenza di questo fantomatico file. E dopo varie ricerche su siti specializzati sulla questione di elementi paranormali, si ritrovò un altro file di Smile Dog, ma nettamente peggiore. Era un altro cane, questa volta con un viso simile a quello umano, completamente senza pelle, senza peli, con lunghi capelli, occhi fuori dalle orbite e un sorriso ancora più orribile. Era talmente orribile che lo stesso scrittore decise di uscire fuori dalla questione per non rischiare di avere gli stessi problemi della signora Mary. Non si sa molto su questa foto, se ne perse l'interesse, ma l'alone di mistero che circonda questa leggenda rende tutto molto più interessante nonché che inquietante. Con questo ho finito il racconto. Se avete teorie o domande, scrivetele qui sotto nei commenti. Iscrivetevi e a presto.